Riprende a Canale 5 la nuova serie di Dallas, il telefilm più visto nel mondo. Ma quali sono gli ingredienti di un così grande successo? Lo chiediamo qui alla gente a Milano, vicino al Duomo. Signora, buongiorno. Lei conosce questo signore? Certo, sì. J.R., come si chiama? Lei che cosa ne pensa di J.R.? È antipatico, però bravo. Lei? La persona in gamba. E che le piace Dallas? Non saprei, forse perché è una vita così, di una famiglia, ecco. Una famiglia, però una famiglia un po' diversa dalle nostre. Certamente, ma forse piace proprio per quello. J.R.? Cosa ne pensa di J.R.? Oh, mi piace. Le piace come uomo? Come uomo, come artista. È un bravissimo attore, veramente in gamba, insomma, la sua parte la recita benissimo, secondo me, poi è simpaticissimo, piace a tutti, penso, almeno al pubblico italiano. Senta, è contenta che Dallas sia ritornato nella nuova serie qui a Canale 5? Sì, ma perché mi è piaciuta la prima serie e la nuova serie, spero che sarà altrettanto bella. Il J.R. è il Massaria subito. Perché non le piace J.R.? Perché fa la parte del cattivo. Ma Dallas le piace la trasmissione? Molto. La guarda sempre? Sempre. Voi egiziani, cosa ne dite di Dallas? Una cosa straordinaria è proprio qui. Perché? Perché è una cosa fantastica, no? Vado spesso Dallas? Sempre. Perché? Perché mi piace. Sì, è quello di Dallas. Ecco, cosa ne pensa? Penso, simpatica persona. Sì, Pamela. Pamela, cosa ne dite di Pamela? È una bella donna. Bella donna, tu? Sì, una bella donna, molto bella. Felice Suellen, Pamela o Lucy? Ma per me una vale l'altra. Tutte. Mi andrebbero bene tutte. Però, se dovessero proprio sceglierne una... E su Ellen. Ah, già. Cosa ne dice J.R.? È un bel uomo. Le piace? Come sì. Uomo, come persona? Sì, ha un brutto carattere. È il mio simpatico. Beh, insomma, nella vita sarà un uomo meraviglioso. No, nella finzione di Dallas. Nella finzione di Dallas è un po' una carognetta. Come vedete anche qui a Milano, in Piazza del Duomo, cresce la febbre di Dallas, il telefilm che è stato più visto in tutto il mondo. Yeah.